Sarò breve, diceva quello. E bene, adesso in quest'ultimo mio intervento cercherò di spiegare un po' meglio nel dettaglio rispetto a quanto ho fatto prima il tema del RUE. Allora, già ha fatto un intervento il sindaco, quindi magari cercherò di andare più veloce. Evidentemente noi siamo arrivati come uffici, come amministrazione, a una elaborazione del RUE nella versione definitiva approvata, molto diversa, non nascondiamocelo, rispetto a quella adottata. E questo per tutta una serie di motivazioni che il sindaco ha spiegato bene, ritengo, nella sua premessa, e perché l'amministrazione si è insediata nel 2011 ed evidentemente ha trovato una determinata situazione. Dicevamo prima dell'iniziativa della Regione, che è già avviata oltretutto, di modifica sostanziale, radicale della nostra legge urbanistica, quindi a breve avremo importanti novità per tutto quello che riguarda l'assetto, il quadro normativo di riferimento regionale, e che dovrà fare anche i conti con la modifica del quadro istituzionale, perché in qualche modo le province sono state soppresse, ci sono alcune difficoltà amministrative da questo punto di vista, direi, ma evidentemente il piano, il PTCP, insomma il piano provinciale, e il PTPR evidentemente, così come il PSC, il RUE, il POC, dovranno fare i conti con un quadro istituzionale diverso, con delle competenze diverse, quindi è possibile evidentemente che anche gli strumenti di cui parliamo questa mattina debbano essere aggiornati per la loro redazione ed approvazione e controllo. Si parla già, si inizia a parlare di area vasta, quindi non più di ambito provinciale, ma anche con questo nuovo concetto di area vasta evidentemente che supera i confini della provincia. E già sappiamo, lo dicevo nel primo intervento, insomma, che lo Stato e la Regione stanno proponendo, discutendo su una possibile legge finalizzata alla limitazione del consumo di suolo, e addirittura sembrerebbe, diciamo, forse imminente, addirittura anche un regolamento edilizio unico per tutti i 2000 comuni d'Italia. Per cui noi adesso l'abbiamo approvato, staremo a vedere evidentemente, ma siamo sempre in un periodo di importanti innovazioni, e spero, ritengo, che questo periodo, comunque al di là delle difficoltà di tutti nell'affrontare questo periodo così complesso, però offra e dia la possibilità dei necessari cambiamenti per semplificare e chiarire il quadro normativo con il quale tutti i giorni dobbiamo fare un po' i conti. Anche perché io lo ricordo spesso, abbiamo a che fare nella nostra attività con molteplici normative sovraordinate, provinciali, regionali, statali, e con norme anche molto datate. Noi abbiamo la legge urbanistica del 42, abbiamo decreti ministeriali del 68 che dobbiamo ancora rispettare, e quindi, come dire, abbiamo sicuramente un quadro normativo non più consono alle esigenze della nostra realtà. L'amministrazione che si era appena insediata nel 2011 quindi si è trovata di fronte a questa realtà, e nel frattempo, anche per il proliferarsi delle norme, si sono anche espresse importanti sentenze che giustamente poi di fatto arrivano anche con un certo ritardo, e alcune importanti sentenze hanno contribuito di nuovo anch'esse a innovare soprattutto dal punto di vista dell'attività edilizia le attività che sono previste. Quindi nel 2011 si è arrivati con un piano regolatore datato, non più adeguato alle attuali esigenze, i nuovi strumenti urbanistici appena adottati, PSC e RUE, erano in salvaguardia, ma già rappresentavano una serie di difficoltà o di arretratezze rispetto ai principi e alle finalità che nel frattempo erano invece più evidenti. E quindi l'amministrazione ha deciso da subito di avviare un processo di analisi critica di questi strumenti per individuare una strategia generale di pianificazione e di gestione del territorio che
come avete sentito prima, il sindaco ha delineato e precisato esattamente poi con interventi e opere che sono anche state realizzate in questo periodo. E, un intervento importante quindi, prima di arrivare a ripensare e a definire i nuovi obiettivi e le nuove finalità del PSC del RUE, è stato quello di elaborare preliminarmente un atto di indirizzo approvato in Consiglio Comunale nel dicembre del 2012, che è stato rappresentato dal Master Plan Strategico, quindi una rappresentazione diciamo così ideale dei nuovi obiettivi, delle nuove finalità che questa amministrazione si è posta nella gestione del territorio, anche con progetti più specifici, atto che ha dato mandato poi formalmente anche agli uffici di redigere specifiche osservazioni finalizzate ad adeguare il piano strutturale del RUE ai nuovi indirizzi in esse contenuti. È un po' questa la slide che rappresenta quello che diceva prima il sindaco, cioè i due binari, il piano strategico e il piano strutturale, che convergono nella stazione del master plan, e da lì ripartono tutte le iniziative che devono essere quindi coerenti con una politica generale, che vanno dagli interventi sulle fognature, della nuova viabilità, il fila dritto, le aree da riqualificare, interventi di Piazza Malatesta, fino, come vedete evidenziato, gli strumenti urbanistici quali il PSC, il RUE e i provvedimenti cosiddetti Rinnova Rimini. E nel 2013, lo ricordavamo prima, è stato fatto anche un altro importante passo avanti rispetto alla cultura e alla filosofia della gestione del territorio, con l'adozione di una variante al piano regolatore che aveva come obiettivo, come finalità, l'anticipazione dei contenuti dei PSC, e quindi che ha comportato una riduzione drastica delle capacità edificatorie nei nuovi ambiti di insediamento di piani particolareggiati, mediamente addirittura un 50%, e che è stata solo adottata ed evidentemente adesso con l'approvazione definitiva del PSC e del RUE verrà sostituita, perché è coerente con gli indici e con le finalità del PSC del RUE, e quindi avrà, come dire, concluso questa sua operatività nel periodo dal 2013 ad oggi. E in più nell'estate scorsa si è definita una serie di attività, di azioni che abbiamo denominato Rinnova Rimini, un sistema evidentemente di azioni che non avevano come base strumenti urbanistici, ma che volevano in qualche modo cogliere alcune opportunità e attraverso alcuni provvedimenti più semplici cercare di consentire, agevolare alcuni interventi sempre sul patrimonio edilizio esistente. Infatti ci siamo concentrati sul tema dei frazionamenti, della ristrutturazione edilizia, dell'agevolazione per i contributi di costruzione e per il recupero dei fini abitativi dei sottotetti, con una delibera di giunta, 5 specifiche osservazioni, un'ulteriore delibera di giunta per disciplinare la rateizzazione degli oneri. E come dicevo prima, quindi in questo periodo, in questi ultimi anni, abbiamo assistito tutti a una innovazione costante che si sossegue di fatto molto spesso sia in campo nazionale che in campo regionale. Qui ve li cito in maniera esplicita: la conversione in legge del decreto Salva Italia, la legge di conversione del decreto del fare, la legge di conversione dello sblocca Italia, la legge 80, le modifiche al testo fondamentale, il DPR 380 del 2001. In campo regionale, idem, ci sono state importanti novità con la legge 15 del 2013, con le delibere, con gli atti di coordinamento, quindi in particolare con la delibera di giunta regionale, la 75 del 2014, sui frazionamenti, su altre novità introdotte, lo dicevamo nell'intervento precedente, nella legge 20 con l'articolo 7 ter, e con la delibera, la DAL, la 279 del 2010, quindi abbastanza datata, sulle definizioni uniformi. Quindi una serie di provvedimenti che poi sono qui meglio dettagliati, e come dicevo prima queste slide saranno rese pubbliche, quindi le potrete anche guardare più comodamente da casa, e spero siano appunti in qualche modo utili,
come vedete, insomma, gli ambiti e riferimenti normativi che hanno avuto notevoli modifiche sono stati molti. Dal punto di vista edilizio, in particolare anche gli interventi sull'esistente, insomma, i concetti di manutenzione, soprattutto di ristrutturazione edilizia, hanno aperto delle opportunità che, come dicevo prima, sono state completamente recepite nella struttura normativa del RUE così come approvato. E l'articolo 7 ter, questo è un estratto, per chi non lo conoscesse, come vedete, allo scopo di cioè l'obiettivo fondamentale di questo articolo è quello di perseguire di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente. Per questa finalità la pianificazione urbanistica, quindi il PSC e il RUE, possono stabilire incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico. Quindi questa affermazione che gli obiettivi che seguono sono di interesse pubblico è un'affermazione importante, perché da questo poi ne consegue anche la possibilità delle deroghe agli articoli 7, 8, 9 del decreto 1444. Quindi lo dicevamo poc'anzi, interventi volti finalizzati alla riqualificazione urbana, efficienza energetica degli edifici, adeguamento o miglioramento sismico, eliminazione delle barriere architettoniche, raggiungimento e ottenimento dei requisiti igienici sanitari dei locali di abitazione e di lavoro. Ecco, questi interventi sono tutti interventi che possono ottenere dalla strumentazione urbanistica incentivi volumetrici, nel nostro caso di superfici, questo il 25% che vi dicevo prima. In tutto questo contesto, quindi, da un lato modifiche normative, novità, cambiamenti e orientamenti, obiettivi nuovi dell'amministrazione, evidentemente nuovi strumenti hanno voluto orientarci sempre più verso un approccio qualitativo anziché quantitativo. Lo vedevamo anche prima dai numeri che vi abbiamo fatto vedere rispetto alle aree, nuovi ambiti di insediamento e al dimensionamento stesso del piano. E quindi una grande attenzione alle politiche, alle norme, alle possibilità di intervento per il recupero del patrimonio edilizio esistente, piuttosto che alla, qui abbiamo indicato, indiscriminata espansione e consumo di suolo. Una delle importanti novità e differenze, diciamo, tra il piano regolatore e i nuovi strumenti urbanistici, come sapete evidentemente, è anche quella che se prima il piano regolatore prevedeva gli ambiti di espansione, i piani attuativi e la loro attuazione era lasciata semplicemente all'iniziativa dell'imprenditore, del soggetto attuatore, oggi questi ambiti invece saranno disciplinati e orientati attraverso scelte specifiche che verranno fatte attraverso i POC, quindi i piani operativi comunali. Ci siamo trovati quindi di nuovo, lo risottolineo, una serie di novità che volevamo e dovevamo cogliere, quindi novità normative, sentenze, quindi decisioni giurisprudenziali, l'adeguamento richiesto dall'amministrazione al master plan, le riserve della provincia, quindi a dover in qualche modo evidentemente aggiornare, modificare, rettificare in particolare il RUE, con una serie di ulteriori obiettivi, perché un obiettivo importante che ci siamo dati fin dall'inizio, oltre a questi di adeguamento, era anche quello di avere finalmente tutti uno strumento estremamente semplificato, sintetico, operativo. Chiariamo subito che semplificato non vuol dire semplice o banale. È una norma, quindi è sicuramente complessa, ma semplificato per tutta una serie di motivi che abbiamo illustrato e che poi adesso in qualche modo spiegherò meglio. Il RUE adottato era un testo con diversi elaborati, complessivamente circa 380 pagine, simile molto ad altri RUE di altri comuni, lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Oggi il RUE approvato è di 58 pagine, quindi penso che sia, come dire, un documento
sicuramente particolare anche nell'ambito della nostra regione, proprio per dimensione. Altri RUE che abbiamo visto, che conosciamo, sono di dimensioni 4-5 volte evidentemente superiori, e già come dire, il fatto di voler contenere la descrizione delle norme penso che sia nella direzione degli obiettivi che questa mattina ho cercato di spiegare. Abbiamo voluto fare delle enunciazioni normative sintetiche, il più possibile semplici, sempre per la finalità di limitare le possibili interpretazioni. E abbiamo mantenuto, come altra scelta, autonomi tutti i diversi regolamenti, sono molti purtroppo, lo sapete meglio di me, i regolamenti che disciplinano l'attività edilizia, quindi il regolamento della bioedilizia, il regolamento del verde, il regolamento delle fognature e quant'altri, sono tutti regolamenti autonomi che avranno le loro modifiche, aggiustamenti, variazioni, ma non interferiscono con il RUE e quindi hanno ciascuno la propria normativa. È un testo unico, come dicevo prima, non ha allegati, quindi un unico libro, ce l'avevo prima sotto mano, ma insomma, come dicevo prima, è molto leggero, diciamo così. L'esposizione è sintetica, tecnica ed essenziale. Sono stati eliminati, questo per forza di legge anche, tutti i precedenti richiami alle norme sovraordinate o comunque anche tutti i contenuti normativi che avevano carattere più descrittivo, discrezionale, interpretativo. Quindi l'effetto, diciamo, della riduzione della struttura del corpo è dovuto anche a questo intervento importante. Abbiamo cercato di dare il più possibile elementi chiari e oggettivi, nel senso di utilizzare termini molto tecnici ma anche molto semplici da intuire e da comprendere. E come avevamo già anticipato, evidentemente il RUE contiene anche alcune norme di raccordo con la struttura e con gli strumenti urbanistici previgenti, perché è utile dirlo. L'entrata in vigore dei nuovi strumenti non può evidentemente interferire con, diciamo così, i cosiddetti diritti acquisiti. Quindi, laddove ci siano piani particolareggiati approvati e convenzionati, permessi di costruire con già inizio lavori, questi interventi evidentemente possono essere continuati, completati, utilizzando la previgente normativa. Quindi ci sono degli articoli specifici che poi, se avrete un po' di pazienza, ve li faccio vedere anche nel dettaglio, danno, dal punto di vista normativo, la possibilità di continuare, completare l'opera. È evidente però che, ormai lo sappiamo dagli anni, in caso di varianti essenziali a questi titoli edilizi o piani attuativi, evidentemente si ricade nell'ambito dei nuovi strumenti. Quindi mi raccomando, attenzione a questo: la variante essenziale ad un piano particolareggiato o ad un titolo edilizio evidentemente deve soggiacere alle nuove normative in vigore. Come direbbe qualche avvocato, tempo sorregge l'atto, dico bene? E quindi questo è. Abbiamo recepito, lo dicevo prima, tutte le modalità di intervento che sono disciplinate dal testo unico d'edilizia, dal DPR 380 e dall'allegato alla legge 15 del 2013, e quindi abbiamo mantenuto quell'apparato normativo, ma alla luce dell'esperienza nostra di questi anni abbiamo ritenuto necessario inserire alcuni chiarimenti, alcune precisazioni che dal nostro punto di vista erano dovute ad alcune lacune della norma. Quindi non siamo intervenuti per modificare queste norme, ma semplicemente per integrare dal punto di vista normativo alcuni aspetti non disciplinati che potevano di nuovo lasciare margini di interpretazione o non corretta interpretazione.
Abbiamo fatto un intervento importante, lo dicevo prima, sulle destinazioni d'uso. Su questo abbiamo cercato di, al di là dei limiti, al di là, nel rispetto dei limiti delle norme sovraordinate, di ampliare il più possibile le destinazioni, gli usi ammissibili e i meccanismi che regolano i cambi d'uso. Quindi abbiamo individuato le destinazioni principali e i cambi di destinazioni sono soltanto quelli relativi alle diverse funzioni. Poi ve lo faccio vedere meglio con l'apparato normativo. E questo sempre per garantire, perseguire una maggiore flessibilità nell'uso degli edifici esistenti, un problema che conoscete benissimo e conosciamo tutto. Abbiamo radicalmente modificato tutto il precedente impianto normativo sulle distanze tra i confini della strada e dai fabbricati, intervento sicuramente utile per progettazioni. E abbiamo anche rivisto, alla luce dei ragionamenti generali fatti, tutta la questione delle dotazioni, in particolare dei parcheggi, sia dei parcheggi pubblici, ma soprattutto anche dei parcheggi privati. Qualcuno forse ricorderà che il RU adottato prevedeva dotazioni di parcheggi importanti, quantomeno interventi residenziali, due autorimesse ad unità abitativa. Noi invece abbiamo, proprio nella logica e nelle finalità che il sindaco ha annunciato, ha comunicato, ha riprecisato, abbiamo ridotto al minimo, evidentemente non potendo scendere oltre, al minimo di legge le dotazioni di parcheggi. Quindi sostanzialmente per gli interventi residenziali da oggi, dal 6 di aprile, il RUE prevede la necessità di rispettare quindi soltanto o la legge Tognoli o comunque un posto auto ogni unità immobiliare. Altri interventi importanti che abbiamo fatto nel RUE riguardano, che troverete nelle cartografie ma anche nelle norme, riguardano l'introduzione in centro storico della modalità di intervento ristrutturazione edilizia, che non era presente nel piano regolatore vigente. Questo fino ad oggi ha portato necessariamente ad alcune difficoltà negli interventi, anche la difficoltà di applicare le nuove possibilità sui frazionamenti. E finalmente con il RUE approvato, circa il 50% dei fabbricati in centro storico sono stati assoggettati anche alla possibilità di intervento, modalità di intervento ristrutturazione edilizia, che nel nuovo della nuova disciplina evidentemente consente anche la possibilità di demolire e ricostruire il fabbricato. Quindi interventi importanti di riqualificazione, speriamo, sia finalizzati alla sicurezza dei nostri edifici, quindi l'adeguamento sismico e anche per le prestazioni energetiche, come più volte abbiamo detto essere i nostri obiettivi. E l'altra novità, l'abbiamo detto più volte ma lo ribadisco, è l'applicazione nei diversi ambiti previsti dal RUE delle premialità riconducibili al 7 ter. Ci sono tutta una serie di novità che abbiamo ritenuto opportuno inserire nel RUE, utilità anche, come dire, forse marginali, ma sicuramente importanti anche per gli aspetti sociali, quali per esempio favorire il più possibile, nel rispetto delle norme generali, comunque l'abbattimento delle barriere architettoniche con norme specifiche in deroga per realizzare gli ascensori. E abbiamo creato una serie di normative più precise anche per tutte quelle parti, diciamo così, di arredo, di attrezzature più o meno temporanee, quali i chioschi, le edicole, le attrezzature per lo sport e per il gioco, poste su aree pubbliche, perché sono particolarmente importanti nella nostra realtà, soprattutto nella parte a mare, comunque anche nel centro storico. Hanno nel RUE una disciplina che in qualche modo riconosce e consente tutta una serie di interventi di disciplina. E abbiamo anche creato alcune norme, naturalmente nel rispetto
della legge regionale dell'IPR 380 relative al tema delle strutture temporanee e stagionali. Di nuovo strutture importantissime per la nostra realtà. Abbiamo creato delle norme di semplificazione e di chiarimento, le vedremo, e perché per queste norme, come dire, addirittura la realizzazione di spettacoli quali l'evento del Capodanno o manifestazioni di altro tipo sarebbero soggette a procedure piuttosto complesse. Questa normativa è finalizzata a semplificare le procedure soprattutto per questi eventi, perché abbiamo creato una norma specifica per il quale eventi che durano soltanto 4 giorni possono praticamente essere ammessi con una procedura estremamente semplificata. L'abbiamo dovuto scrivere evidentemente per renderlo possibile, perché le normative nazionali e regionali non disciplinavano in maniera così precisa queste attività, queste esigenze. Ecco, qui ho voluto un po' farvi vedere, qualcuno immagino avrà già visto, è una tavola a caso del RUE. Come saprete, il RUE è disegnato su base catastale, l'aggiornamento catastale è periodico, quindi l'ultimo aggiornamento l'abbiamo fatto nel 2015 addirittura. Sappiamo tutti che la base catastale è un elemento, la base cartografica è un elemento importante, non coincide con lo stato di fatto, le normative in qualche modo comunque vanno a chiarire, in continuità con quanto fatto fino adesso, le eventuali differenze che ci possono essere fra la rappresentazione grafica dovuta alla base catastale e lo stato di fatto. Quindi in fase di elaborazione dei progetti terrete conto dello stato di fatto e della base catastale. Come vedete, la tavola di RUE rappresenta con i diversi colori, oggi utilizziamo i colori più che i retini di AutoCAD di vecchio stampo, quindi ci sono i diversi ambiti, ci sono le dotazioni territoriali, sono rappresentati i perimetri degli accordi di pianificazione, degli accordi di programma, di piani attuativi, piani particolarizzati attuativi in essere, e quindi dove sono confermate ancora, mantenute in essere le normative previgenti. E ci sono alcune tavole, in particolare quelle del centro storico, vedete, questo è uno stralcio della tavola 1.8 dove è più evidenziato il tema del centro storico, che come vedete ha una sua grafia particolare, perché la tavola degli interventi ammissibili in centro storico è la tavola 2.3 di RUE, e attraverso i colori qui vedete le diverse modalità di intervento che sono state attribuite agli edifici. Come dicevo prima, queste modalità di intervento per almeno il 50% degli edifici consentono interventi dalla ristrutturazione fino agli interventi minori, evidentemente di manutenzione straordinaria, ordinaria e quant'altro. È una scelta importante, particolarmente innovativa, e quindi speriamo anche, insomma, che queste attività di informazione, di diffusione di questi strumenti consentano di poter individuare nuovi interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli edifici, quantomeno anche in centro storico. Ci sono anche delle normative specifiche per quello che riguarda il centro storico relativamente agli assi commerciali, abbiamo fatto anche degli aggiustamenti rispetto a questo, rispetto alla versione adottata, e di nuovo, come dire, in qualche modo agevolando gli interventi soprattutto negli assi viari più marginali, in cui la versione adottata del RUE obbligava al mantenimento delle destinazioni commerciali. Abbiamo ritenuto invece assi di minore importanza per i quali fossero anche ammissibili interventi edilizi finalizzati al mantenimento, comunque alla trasformazione in servizi o comunque residenza, senza l'obbligo di mantenere le attività commerciali attualmente esistenti. Adesso io volevo in qualche modo cominciare a entrare più nel dettaglio
detti questi obiettivi di carattere generale sul RUE, su alcuni aspetti specifici, anche per illustrarvi, stiamo facendo una spiegazione di tipo tecnico, un po' noiosa, ma spero non tanto, del RUE, e quindi intanto farvi vedere come è organizzata almeno la parte, l'elaborato normativo del RUE. Il primo titolo, il capitolo 1, come vedete ci sono le disposizioni generali del regolamento edilizio. In particolare volevo segnalarvi in questo caso l'articolo 7, disposizione di raccordo, è quello che stavo dicendo prima, il comma 3. Come vedete il RUE individua con apposita grafia i perimetri di accordi negoziali, quindi accordi di programma, accordi con i privati, programmi integrati in intervento, che ai sensi dell'articolo 1.7 del PSC sono stati definitivamente approvati con convenzione sottoscritta alla data di approvazione delle norme, e quindi questi interventi potranno continuare a essere completati con la previgente normativa. Anche l'articolo 8 volevo in qualche modo evidenziarvelo, tratta il tema delle costruzioni esistenti. Ecco, qui abbiamo inserito una novità che abbiamo evidenziato, e cioè abbiamo messo in tutto il territorio comunale, nelle aree soggette a vincoli di elettrodotto, fasce di rispetto stradale, aree esondabili e aree soggette a rischio idrogeologico, la possibilità di trasferire gli edifici esistenti fuori da queste aree. E quindi nelle aree con i vincoli che ho appena accennato sarà possibile prevedere interventi di trasferimento, quindi demolizione e ricostruzione fuori fascia di questi edifici. La motivazione ovvia: sono aree di particolare pericolo per l'incolumità delle persone, quindi fasce di rispetto stradale, aree esondabili, aree soggette a rischio idrogeologico, aree soggette ad elettrodotto. Si è ritenuto importante porre questa particolare attenzione proprio per la tutela della salute dei cittadini. Ci sono evidentemente alcune norme, il trasferimento è ammesso prioritariamente all'interno della particella catastale originaria, o comunque qualora non ci fossero le condizioni per uscire dalla fascia di rispetto, nella particella catastale attigua. C'è anche un'altra precisazione importante che abbiamo inserito, lo vedete più in basso, è quella di poter insediare praticamente ovunque le destinazioni d'uso che sono qui richiamate con la lettera C7, poi lo vedremo meglio nella classificazione, quindi sono le attività diciamo così di tipo sociale, culturale, in ogni parte del territorio. Abbiamo ammesso addirittura temporaneamente la possibilità di un incremento di superficie non eccessiva, comunque entro il limite di 100 metri quadrati, proprio per agevolare l'insediamento di queste strutture, quindi associazioni culturali, sociali, assistenziali, quindi attraverso un permesso di costruire convenzionato, che evidentemente deve garantire il ripristino dello stato di fatto originario, e attraverso una polizza a garanzia dell'esecuzione dell'intervento di ripristino, anche questa possibilità è stata inserita come elemento innovativo nella norma di RUE. Titolo, il capo secondo, definizione degli oggetti edilizi, capo terzo, la definizione dei parametri edilizi e degli indici edilizi. Vado un po' piano, anche se può essere noioso, però così magari, per quanto utile, cominciate a prendere dimestichezza con la composizione della norma. Il capo quarto tratta la definizione degli interventi urbanistici. Di nuovo vi volevo evidenziare l'articolo 18, perché con questo articolo noi riprecisiamo che facciamo riferimento
alla categoria di intervento, modalità di intervento definite dal DPR 30 e dalla legge regionale 15, ma abbiamo semplicemente integrato, modificato queste norme con alcune precisazioni che abbiamo ritenuto importante. Altro elemento innovativo è che il modificarsi di queste norme di riferimento, norme sovraordinate, saranno nel caso immediatamente cogenti qualora la normativa lo disponesse, quindi non avremo bisogno di fare varianti in RUE quando si provvederà anche alla modifica contestuale delle norme sovraordinate. E, il capo 5 tratta il tema degli usi, lo accennavo prima, quindi rispetto ai diversi ambiti troverete che non ci sono più, come nel piano regolatore, classificazioni rigide delle funzioni, le abbiamo in realtà aperte in maniera importante. E il passaggio, il cambio di destinazione, lo vedete al quarto comma, si ha quando si ha un passaggio da un raggruppamento funzionale ad un altro. I raggruppamenti sono gli ultimi sei che vedete in fondo, quindi funzione residenziale, funzione commerciale, direzionale, produttiva, turistico-ricettiva, agricola. Questo poi lo vedremo meglio nel dettaglio negli incontri che seguiranno, evidentemente è un passaggio importante proprio nell'uso degli edifici e quindi nella possibilità di adeguare alle esigenze più specifiche. Abbiamo rivisto tutto il tema delle distanze, il capo 6, ve lo accennavo prima, e anche il tema delle dotazioni, quindi come accennavo prima, sia l'articolo 37, i parcheggi pubblici e le aree verdi hanno avuto una rivisitazione per quanto riguarda le quantità prescrittive che vengono individuate dalla normativa, e l'articolo 40 per i parcheggi. Come vedete anche in questo caso, lo dicevo prima, la dotazione che deve essere minima raggiunta è quella che corrisponde alla cosiddetta legge Tognoli, quindi un metro quadro ogni 10 metri cubi di volume, ovvero comunque il raggiungimento di un posto auto per ogni unità immobiliare. Il posto auto l'abbiamo definito dimensionalmente con 2,50 m per 5, quindi al netto anche degli spazi di manovra. Lo sottolineo rispetto alla versione adottata, in questo caso abbiamo ritenuto necessario fare una drastica riduzione delle dotazioni di parcheggi, proprio per cercare di stimolare l'uso di mezzi alternativi, come dicevamo all'inizio. Il capo 8 riguarda le infrastrutture degli impianti tecnologici, il capo 9 la disciplina della città storica, gli interventi degli edifici esterni al centro storico tutelati. Il capo 10 è articolato rispetto agli ambiti urbani consolidati, sono diversi gli AOC 1, 2, 3, 4, 5, 6. E gli AUCT, lo accennavo prima, sono invece gli ambiti urbani consolidati a vocazione turistica, e anche qui, come vedete, sono differenziati in T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi ogni ambito ha una sua specifica normativa di riferimento che trovate in questi articoli che potete vedere in slide. E l'articolo 11 riguarda gli ambiti da riqualificare. E l'articolo 12, gli ambiti destinati alle attività produttive esistenti o in attuazione. Il capo 13 riguarda gli ambiti dei nuovi insediamenti dei poli funzionali. Voi sapete che il PTCP ha individuato nel nostro territorio ben 9 poli funzionali, nei quali si può intervenire con interventi, come dire, minori di manutenzione, fino a quando non viene sottoscritto con la provincia un accordo territoriale ai sensi dell'articolo 15 della legge 20. I poli funzionali sono diversi, riguardano il porto, la zona del Gros, la zona del centro agroalimentare, la nuova fiera, il pala congressi, quindi sono la stazione, quindi sono ambiti di particolare rilevanza sovracomunale che hanno bisogno di questo accordo provinciale proprio per la loro rilevanza dal punto di vista territoriale.
Arriviamo anche quindi alla disciplina del territorio rurale che, come dicevo, è stata sostanzialmente modificata. Abbiamo distinto in maniera precisa gli interventi ammissibili sugli immobili che non appartengono alle aziende agricole e quindi hanno, una, come vedete, una loro specifica normativa di riferimento, che è separata dagli immobili invece appartenenti alle aziende agricole. E quindi qui, anche qui, poi lo troveremo, ci sono tutte le possibilità di intervento legate alle aziende agricole. Gli ultimi articoli del RUE sono norme di carattere generale, come dicevo prima, che riguardano, in questo caso vedete, le facciate, le recinzioni, i depositi. In particolare accennavo all'articolo 97, le strutture contingenti, temporanee o stagionali. Questo è l'articolo di riferimento, ve lo accennavo prima. Se vedete per esempio il comma 5, le strutture, qualora installate per una durata non superiore a 96 ore, quindi 4 giorni, fatti salvi eventuali vincoli sovraordinati, potranno essere realizzate alle condizioni di come precedenti nel solo rispetto delle norme igieniche, sismiche e di sicurezza, indipendentemente da distanze, altezze, superfici e destinazione previste dalle norme. Sulla medesima area l'installazione successiva non potrà essere realizzata prima di 30 giorni. Ecco, siccome queste strutture sono di particolare interesse, di nuovo, per la nostra città, per la nostra realtà, abbiamo voluto dedicare un articolo specifico proprio per disciplinare al meglio queste opere che possono essere realizzate, lo vedete nel comma 1, addirittura in ogni parte del territorio, anche in aree soggette a piano urbanistico preventivo. Quindi la norma nuova amplia notevolmente le possibilità di intervento di queste strutture stagionali, che evidentemente hanno a che fare con iniziative turistiche. Il capo 17 riguarda i criteri generali per gli interventi in centro storico, quindi i materiali, le coperture, gli elementi decorativi. Come vedete anche dal numero delle pagine sulla destra, da 48 a 50, non ci siamo particolarmente impegnati nel prescrivere nel dettaglio le norme, cosa che abbiamo fatto in particolare anche nella zona rurale. C'è stato un dibattito all'interno dell'amministrazione che si è concluso in realtà liberalizzando in maniera importante gli interventi in territorio rurale, più riconoscendone evidentemente un valore paesaggistico, testimoniale, in qualche modo culturale, la possibilità di utilizzare nuovi materiali, nuove forme, è stata concessa limitandola solamente ad un parere della CQAP. Quindi la versione originaria, che invece condizionava le progettazioni ancora con il mantenimento delle coperture a due falde, i coppi, i materiali tradizionali, è stata particolarmente innovata, consentendo quindi anche una libertà di espressione da parte dei progettisti, che deve essere però, come dire, misurata e valutata nel contesto attraverso lo strumento del parere della CQAP. E anche questo credo che sia una novità di particolare rilievo e significato. E le competenze della CQAP sono disciplinate dall'articolo 109, piani di ammodernamento di azienda agricola. Abbiamo inserito, come previsto per legge, anche la procedura della valutazione preventiva delle pratiche edilizie, titoli abilitativi, esecuzione delle opere e norme complementari. Lo dicevo all'inizio, abbiamo cercato questa mattina di dare una serie di informazioni, di far capire dove sono i documenti, come potete visualizzarli e leggerli, come sono organizzati, quali sono gli obiettivi e le finalità. Evidentemente non potevamo questa mattina essere ulteriormente esaustivi, perché altrimenti dalla mattina alle 9, insomma, in qualche modo vi stanchiamo, e quindi credo che lo scopo con questa presentazione, poi non so se Lorenzo volevi integrare ulteriormente. No,
è stato raggiunto e quindi ci rivedremo, spero, presto negli incontri più specifici che destineremo per approfondire nel dettaglio i temi soprattutto del RUE. E a questo punto io darei la parola all'assessore Roberto Biagini per le conclusioni del convegno.